Gli uomini e le donne hanno dei modi di amare diversi e dei bisogni d'amore diversi. Questo è facile da capire nella teoria, è maledettamente complicato da agire nella pratica quotidiana della relazione. Mi sono però imbattuto, rimbattuto in verità, recentemente nel libro di John Gray, Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, ed è lodevole lo sforzo, il tentativo che fa l'autore per cercare di distinguere e differenziare i bisogni d'amore degli uomini e delle donne e le modalità che questi hanno appunto di amare. Diciamo che per quanto riguarda le donne, i bisogni d'amore sono fatti principalmente da sollecitudine, da comprensione, da rispetto, da dedizione e da rassicurazione. Mentre per quanto riguarda gli uomini, i bisogni sono fatti principalmente dalla fiducia, dall'accettazione, dall'ammirazione, dall'apprezzamento, dall'incoraggiamento. Ecco, senza entrare nello specifico, nello spiegare ciascuno di questi elementi, è facile capire come l'autore, poi anche a ragion veduta dal mio punto di vista, poiché è una cosa che si conferma spesso nella pratica clinica, all'interno della stanza alle mie spalle, la donna all'interno della relazione ha principalmente bisogno di una vicinanza, di una condivisione, mentre l'uomo è molto più orientato alla manifestazione, principalmente della forza o della competenza. E questo determina quindi anche dei modi diversi di amare e di far capire l'amore all'altro. Se la donna lo fa capire con vicinanza, costanza e presenza, l'uomo principalmente va a strappi, funziona in grandi manifestazioni per brevi periodi di tempo, alternate poi magari da lunghe pause che gettano poi la donna anche nel dubbio, nello sconforto. Questo perché è un po' intrinseco alla natura dell'uomo e della donna. La donna funziona su una costanza, è capace di reggere una fatica diversa, è capace di fornire una presenza e un appoggio. L'uomo che prova a fare lo stesso lo fa però a corrente alternata, è molto più abile, se vogliamo, capace nello strappo, nel gesto intenso, nella modalità forte di fare qualcosa per un breve periodo di tempo, ma poi sulla costanza risulta essere spesso altalenante. Questo è valido soprattutto all'interno delle relazioni sentimentali.